Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastrip Drums e nel video di oggi voglio parlarvi di batteria ibrida. Voglio spiegarvi come andare a creare una batteria ibrida perfetta. Una batteria ibrida che cos'è? Una batteria ibrida è una batteria mezza acustica e mezza elettronica. Quindi andiamo a mettere l'elettronica e la parte elettronica e la parte acustica insieme. Le teniamo in realtà per un attimino separate, poi andiamo a mischiarle insieme e voglio spiegarvi quante cose si possono fare con questo intruglio di elettronica e acustica. Ho cominciato il video qui nel mio salotto perché in realtà la storia comincia in questo modo. L'altro giorno ero qui al mio computer che stavo lavorando e a un certo punto mi è venuta questa voglia di provare a crearmi una batteria ibrida che non ho mai fatto veramente. Quindi per la prima volta voglio crearmi una batteria ibrida che funzioni e andarla appunto a implementare, quindi andare a implementare la mia batteria con la parte elettronica. Sono quindi andato su strumentimusicali.net dove ho cercato un pochettino di cose, un po' di pad, una centralina che funzionasse bene, un po' di pad di cassa, alcuni trig, cose. Non voglio dirvi tutto, non voglio spoilervi tutto perché poi lo vedrete pian pianino all'interno del video. Ma di base ho deciso di comprare questa centralina TM2 che secondo me è perfetta per quello che serve a me in questo momento. Ho deciso di comprare alcuni pad, come potete vedere ce ne sono tantissime, ce ne sono di tantissime tipologie di pad su strumentimusicali.net. Ho comprato altri pad, ho comprato dei trigger, ma appunto, come vi ho detto, non vi spoilerò troppo, questo sarà un video molto... mi sono divertito un sacco. Lo sto facendo, questa parte la sto registrando dopo aver già registrato tutto il video. Mi sono divertito veramente tanto a pian pianino implementare sempre più cose. Quindi non voglio rubarvi altro tempo. Andiamo in studio, partiamo col video, ma dopo la sigla. Eccoci qua, come potete vedere ho già montato qualcosa, ho montato la centralina, la TM2 di Roland e ho montato due pad, poi pian pianino andremo ad aggiungere cose, a spostare, a fare, ma andiamo con calma. Per prima cosa il cuore pulsante di tutto è questa centralina qua, la TM2. Ho scelto questa per un motivo fondamentale che sarà fondamentale per tutto il video, e cioè che ha due ingressi per i pad, ma ne può comandare quattro. In che modo? Allora, adesso prendo questo cavo di esempio e vi faccio vedere. In pratica esistono queste tipologie di cavo. Io l'ho preso un po' troppo lungo questo cavo, ma vabbè, che si chiamano cavi a Y. E che cosa vuol dire? Mettiamo, facciamo prima, facciamolo bene un attimo, che sennò poi col video è brutto, non si vede bene, eccetera. In pratica, questo cavo ha da una parte, che è la parte in cui entreremo nella TM2, in uno degli ingressi della TM2, ha un cavo jack stereo, che se lo potete vedere forse di qui, ha due pezzettini, cioè due filetti. Questi sono i cavi stereo. Poi, ovviamente, per entrare nelle TM2 avremo bisogno del jack grande, quindi andremo a mettergli un adattatore. Dall'altra parte, invece, dove entreremo nei pad, abbiamo due jack mono, perché stereo con due filettini va a diventare due mono. Infatti, se potete vedere qua, ha un solo filettino e quindi nel momento in cui noi andiamo a mettere un jack da una parte e un jack dall'altra, questi due jack insieme vanno poi a finire in quest'unico jack stereo che viene controllato dalla centralina, ma in modo separato. Quindi con un cavo andiamo a collegare due pad che avranno due suoni diversi. Adesso vi faccio vedere. Metto le cuffie e partiamo dal primo trigger. Io per impostarlo, appunto, vi ho detto che è pratico, non voglio essere troppo tecnico in questo video, ma per impostare la centralina in modo tale che legga due pad, io andrò a cliccare Shift più Instrument, Trigger Setup, Enter. Input devo avere pad per due, perché ho pad per due, oppure add più rim se ho un pad con due con pelle e bordo. Ma se io vado a mettere pad per due, io avrò due suoni diversi con un cavo solo. Andiamo al kit 1, che si sente bene la differenza.
e questi sono completamente gestibili separatamente, quindi io posso gestire tutto per questo pad, posso andare a mettermi quello che voglio, ad esempio facciamo finta di voler mettere un po' più di volume. E come potete vedere posso gestire quello che voglio, poi appunto non vi voglio far vedere tutto, ma vi voglio far vedere, perché mi sono incastrato qua, ma vi voglio far vedere come funziona una batteria ibrida. Qui che cosa posso fare? Posso suonare tranquillamente la mia batteria e poi a un certo punto passare sui miei due pad elettronici. Ok, quindi ho fatto un po' di esperimenti e poi qua ovviamente possiamo avere tutti i suoni che vogliamo. Quindi, allora, qui ho voluto provare a prendere due pad diversi. Uno con la pelle mesh e con il bordo, l'altro normale, senza niente, un pad il più semplice e il più economico di Roland che c'era. Allora, di base differenza ce n'è, nel senso questo è più sensibile e più simile come tocco a una pelle normale, questo dove le metto qui. Questo ovviamente è più plasticoso, ma sinceramente se avete bisogno di sensibilità, perché utilizzate dei suoni dove avete bisogno di sensibilità, tipo magari dei rullanti in cui ci sono le ghost e i colpi forte, oppure magari dei tom, anche qua avete bisogno di dinamica eccetera, vi consiglio forse la pelle mesh, quindi il pad con la pelle mesh. Altrimenti se avete bisogno di una monodinamica, diciamo, se dovete fare cose tutte ti, vi consiglio assolutamente questo, è un po' più bruttino da vedere, ma costa meno e sinceramente adesso non so che suono ci sia sopra, ma comunque alla fine va benissimo. Allora, prima di passare a mischiare batteria acustica e batteria elettronica, andiamo ad inserire ancora un pezzo dell'elettronica che ho qui. Ah, questo, ragazzi, è un pedale e un pad pedale che vado a inserire vicino alla mia cassa. Vi faccio vedere. Ecco qua, inserisco qui il mio pedale vicino all'altro, ma come potete vedere ci sta, e io in pratica ho due pedali, uno di batteria acustica e uno di batteria elettronica. Quindi è veramente molto comodo, devo dire che mi piace questa cosa di avere cassa acustica, cassa elettronica, cassa acustica, cassa elettronica. Adesso collego tutto e vi faccio sentire. Vediamo se funziona. Perfetto, perfetto, non mi fai impazzire. Questo suono, cerchiamone un altro di... Ok, mi piace. Bellissimo, è bellissima questa cosa di poter passare da batteria acustica a batteria elettronica, e volendo possiamo anche però utilizzare la cassa elettronica con il rullante acustico. Cambiamo cassa, proviamo a vedere.
ovviamente il contrario. Ovviamente adesso sto utilizzando suoni abbastanza casuali, perché poi il lavoro da fare è quello di cercarsi poi i propri suoni oppure inserire degli altri suoni, perché su questa centralina c'è anche la possibilità di inserire una scheda SD con i propri suoni e caricarli all'interno, così qualsiasi suono vogliate lo potete caricare sulla Roland TM2 e utilizzarlo su ogni pad. Ma che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo utilizzato 1-2 pad più un pad della cassa, siamo a 3, quindi teoricamente ci manca o ci rimane ancora un suono utilizzabile, un pad utilizzabile. Quindi quello che ho voluto fare, le appoggio sempre là, è quello di prendere un trigger. In realtà ne ho presi due, li ho presi sia per il rullante sia per la cassa, ovviamente tutti e due i trigger insieme con questa configurazione non possiamo, perché arriviamo a 4 e 5 come ingressi. Noi il massimo che abbiamo con la TM2 sono 4 ingressi, quindi o uno o l'altro o tutti e due togliendo un pad, ed è proprio quello che voglio fare. Voglio fare un pochettino di provine e cominciamo a mettere il trigger della cassa. Trigger della cassa super semplice da inserire, basta avvitarlo e siamo a posto. Andiamo a inserire il cavo e in pratica adesso che cosa avremo? Avremo un suono di acustica con insieme il suono elettronico dato dal trigger, oppure un suono di cassa completamente elettronico. Andiamo a dare lo stesso suono alla cassa elettronica e al trigger. Ad esempio, scegliamo il kit numero 28 House, la cassa elettronica è questa. Ho dato lo stesso suono adesso anche al trigger e... ovviamente nel momento in cui suoniamo il colpo da solo con la cassa elettronica, gli ho detto alza un pochettino il volume, perché altrimenti c'è troppo scompenso tra cassa più trigger o trigger e basta, diciamo cassa elettronica e basta. Quindi gli ho detto dai un po' un boost nel momento in cui suono la cassa elettronica da sola, però non è per niente male. È veramente divertente, però devo dire che ci va un attimino di abitudine ad utilizzare questa batteria ibrida. È bellissimo perché abbiamo un sacco di possibilità, veramente tantissime possibilità, ma appunto ci vuole un attimino per capire quali suoni possiamo avere. Anche per quanto riguarda la cassa, questa cosa mi piace tantissimo, ma bisogna farci l'abitudine, devo dire. Non ve l'ho detto prima, ho spostato un pochettino il timpano in qua per dar la possibilità al pedale della cassa di starci in pratica, però devo dire che questa soluzione qua mi piace molto. L'altra possibilità è quella di inserire ancora l'ultimo trigger, che è quello sul rullante, quindi ovviamente come vi dicevo prima dovremo andare a togliere qualcosa, quindi andiamo a togliere ad esempio questo pad qui. Quindi togliamo semplicemente il cavo. La cosa bella di tutto questo è che è veramente super semplice. Allora, è che è veramente super semplice. Cioè, io tolgo un cavo di qua
e lo vado a inserire nel rullante La finito, cioè lavoro finito. Ecco qua, adesso dovrei avere il suono insieme al rullante acustico. Sentite, in questo caso mi ha dato dell'elettronica al mio rullante. Se io volessi ad esempio un clap, adesso il problema è che ho le ghost in alcune ghost, vedete, mi prende il clap. Quindi io vado sempre nelle impostazioni, questa è la figata pazzesca, che io vado sempre nelle impostazioni e gli dico, gli do una threshold. Quindi gli sto dicendo, prendimi il suono solamente da un tot. Quindi quando suono basso il suono non me lo prende, prende solo il rullante da solo, quando suono forte invece mi prende anche il clap. Fighissimo, raga, fighissimo. Un po' di cose l'ho sbagliato, a un certo punto ho perso un po' il tempo, ma ho detto vabbè, anche qua posso andargli a inserire qualsiasi suono io voglia, veramente qualsiasi. Anche di cassa, che ne so, cioè... Ah, questo è il tamburello. Ultima cosa che vi dico è che ovviamente, come potete sentire, tutte le volte che io voglio cambiare un suono, come ad esempio alla fine qua del mio trigger del rullante, mi va a cambiare anche tutti gli altri suoni. Questo perché poi vi dovete mettere un attimino lì, cercare i suoni che vi piacciono e creare i vostri banchi di suoni. Quindi partite da un banco di suono e andate a mettergli quali suoni volete. Io voglio sul trigger del mio rullante il tamburello, sulla cassa elettronica e basta voglio una cassa potentissima house, sulla cassa sul trigger della cassa voglio, che ne so, un clap mentre faccio la cassa, e su questo pad voglio un gatto che mi sono impostato, ho messo nella scheda SD, ho inserito il miagolio del gatto e quando suono questo pad voglio che miagoli. Non lo so, cose completamente a caso ovviamente, ma mi piace, è veramente divertente questa cosa, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta veramente tanto e ve la consiglio. Sinceramente, se vi piace questo mondo, se vi piace un po' smanettare, è molto semplice, perché è veramente molto semplice. Io ci ho messo un secondo a capire come posizionare tutto, poi è vero che io ogni tanto smanetto un po', giusto un po', pochettino eccetera eccetera, ma vi assicuro che è veramente molto 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 semplice. Quindi ragazzi, eccomi qua, sono tornato nel mio salotto per concludere questo video. Voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi permesso, come al solito, di fare le mie prove un po' matte da nerd eccetera, in cui vado a prendere le cose, poi costruisco, faccio, monto, smonto eccetera. Grazie mille strumentimusicali.net. Fatemi sapere qui sotto in descrizione se vi piace questa tipologia di batteria, questa idea di batteria un po' acustica, un po' elettronica. Fatemi sapere se voi già utilizzate queste batterie ibride, perché comunque nei video
in cui nel format dei video in cui mi fate vedere i vostri studi, ve ne lascio qualcuno tra l'altro qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata, alcuni di voi già utilizzano batterie ibride e mi è venuta un po' di lì l'idea, devo ammettere. Quindi fatemi sapere, qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link che vi servono se volete vedere le specifiche di tutto quello che ho utilizzato oggi, se volete andare un po' a visionare sul sito di strumentimusicali.net tutta la parte elettronica di pad, di trigger eccetera, c'è un botto di roba, quindi andate e guardate quello che vi piace di più anche in base al prezzo e tutto e basta. Quindi io direi che posso finire qua il video e noi ci vediamo al prossimo di video. Ciao.